amici di Iron Folks, siamo qua sempre al Fox Festival di Bagnatica e siamo in compagnia dei Folkstone che chiuderanno questa prima giornata di festival. Allora, una prima domanda, voi è già parecchi anni che siete ospiti qua del festival, nel senso si può dire che nelle prime edizioni eravate una componente fissa, in qualche modo avete contribuito anche a dare il via alla cosa, no? Guarda, il festival è stata una nostra idea nel 2009, quando io conobbi Sergio, perché prima qua c'era una festa della birra. La festa della birra, e gli dissi a lui, insomma, se potevamo fare mettere le testoline insieme e fare qualcosa di originale. Quindi è per quello che le prime edizioni eravamo, diciamo, fissi, perché comunque eravamo parte integrante dell'organizzazione. Appena il festival ha preso piede per i fatti suoi, noi abbiamo subito mollato il colpo. Infatti è quattro anni che non siamo più. No, non abbiamo più partecipato, ma giustamente perché il festival era avviato, volevamo lasciare spazio agli altri gruppi e tutto quanto. Sergio ha insistito quest'anno perché tornassimo e vabbè, noi siamo tornati molto volentieri. E la mia domanda è, come lo trovate questo festival dopo tre anni? Dopo tre anni? Sono quattro. Attenzione! Ho detto te perché l'avevi detto tu. Sì, ah sì, l'ho detto io. Ho sbagliato io. Vabbè, comunque, vabbè, è sempre meglio, voglio dire, è un doppio palco, ci sono nomi internazionali. Voglio dire, quando ho proposto a Sergio l'idea di fare un festival metal di musica originale supportando anche l'underground, siamo partiti con un palco che era la metà di questo. E poi pian piano si è sviluppato il festival, ha preso piede e non siamo che possiamo essere che contenti di tutto questo. Insomma, il festival cammina con le sue gambe, noi ne siamo invitati e siamo stracontenti, insomma è bello, bel festival. Ok, adesso allora, recentemente è uscito un vostro nuovo videoclip, diciamo a fine 2015, e mi riferisco alle Voci della Sera. Allora, questo videoclip intanto ha una particolarità, che è quella di essere a cartone animato. Vagamente alla Gorillaz come stile grafico, si può dire? Sì, boh, non lo so, nel senso, okay. ci siamo affidati comunque a Marco Pavone e lui praticamente ci ha illustrato quello che pensava lui sentendo la canzone come personaggio. A noi è piaciuto, può richiamare sì con lo stile, sì. Ha fatto anche il video dei Negrita. Ha lavorato con tanti artisti e comunque è veramente un grande artista. Però per tutto quello che riguarda le Voci della Sera dovete parlare con Roberta. Allora Roberta, parlacene tu. Il testo l'ha scritto tu. L'idea del videoclip, della trasposizione in videoclip del testo da te scritto, come pensi che possa abbia potenziato il significato musicale? Ma allora, sicuramente l'ha potenziato, nel senso che magari ha fatto rivivere attraverso le immagini quello che le parole raccontano più o meno delle storie di questa ninna nanna fantomatica che racconta un po' delle storie di vita passate. E niente, io avevo raccontato a Marco cosa pensavo mentre scrivevo questo testo e lui si è fatto tutto un suo film, e le avevo detto appunto che era dedicato comunque le Voci della Sera sono i genitori, sono i vecchi, sono i nonni che fondamentalmente ci crescono e ci trasmettono quelle storie di vita che dovremmo riuscire a tenere da conto. Quindi bisogna ascoltare, insomma, le vecchie storie per capire se stessi, insomma, no? Ok. Ok, un'altra domanda sempre inerente al vostro ultimo lavoro discografico. Allora, avete avuto un cambio di formazione? Per due album. Ah beh, sì. Sì. Diciamo che sì. Prego, sì, l'ingresso di Luca come chitarrista, sì, al posto di Walter.
Quanto pensate che questo cambio abbia influito un attimo sul vostro sound? Guarda, non ha influito, perché comunque in realtà, scusa, ha influito in parte, perché comunque Luca ha scritto anche dei riff per il nuovo album, perdonami ma sono un po' rincoglionito, e ha portato comunque una, in certi pezzi, una sua personalità. Ovviamente era comunque, essendo entrato da poco nel gruppo, la maggior parte dei riff e delle strutture musicali sono state seguite un po' da me, un po' da Mauri, un po' da Johnny, quindi ricalcano comunque il nostro gusto, il nostro stile. Lui comunque penso che nell'album che andremo poi a fare metterà comunque una sua firma e un suo stile su qualche pezzo, ecco. Ormai sono quattro anni che suoniamo assieme, ormai sì, già il riff di Fuori Sincronia nel il refrain della strofa è suo, l'ha scritto lui, e quindi nel nuovo album prenderà parte attiva penso nella composizione, nella scrittura dei riff, quindi diciamo che ormai dopo 4 anni che suoniamo con la stessa formazione, ormai noi penso che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non era mai successo, perché poi essendo in 9, cazzo, siamo in tanti, cioè comunque non è facile andare d'accordo in 2, figurati in 9. E già passati 4 anni, abbiamo passato 4 tournée, ci siamo già conosciuti, abbiamo già capito quali teste di cazzo siamo ognuno, e quindi ci sopportiamo, perché alla fine è così, bisogna venirsi incontro, no? Si parla sempre magari anche a livello mondiale, no? di tolleranza gli uni verso gli altri, ma alla fine anche nel piccolo, se non ti viene incontro non ce la fai, questo è chiaro, figurati trasportato poi nel grande. Ok, un'altra domanda. Ho notato sul vostro sito un articolo recentemente uscito, quello sul Back to Acoustic. Back to Acoustic. Ah, ma è un post di Facebook, ti riferisci? Sì. Ah, sì, sì. Ok, in cui annunciate praticamente l'inizio di un nuovo tour in acustico. Ma non è un nuovo tour, è sono 4 date che facciamo a finale Ligure, a fine agosto, e è così, è perché ci piaceva ritornare un po' a quella dimensione. Comunque abbiamo suonato veramente tanto in acustico, siamo stati tanto sul marciapiede col tamburo sa un po' di... vabbè, comunque nel senso abbiamo fatto cavetta da strada e ci piaceva ritornare lì dove abbiamo suonato tanto, e allora abbiamo detto perché non ritornare a finale Ligure, che ci siamo sempre trovati benissimo, è una bella festa così, e quindi faremo queste 4 date così a spot, non è un vero proprio tour, magari l'anno prossimo chi lo sa. Una cosa che mi aveva colpito di questo poster anche, diciamo, la presa in giro di quella mentalità un attimo più true, più bacchettona. Vabbè, ma noi, se guardi le nostre magliette, c'è un teschio con un cappello da giullare in testa. Cioè, noi ci prendiamo in giro e prendiamo in giro, perché poi qualsiasi persona abbia delle verità in tasca, a me fa morire dal ridere, cazzo. Chiunque. Bisogna sempre prendere anche un po' le cose con ironia. Poi bisogna sempre prendere le cose con un po' di ironia, nel senso. Bisogna avere sempre anche un po' di autoironia, insomma. Dai, chi non ha autoironia, cazzo, è un imbecille. Diciamo le cose come sono. Vero, vero. Allora, e sul piano del lavoro in studio avete qualche novità in fase di preparazione o in fase di... Ma a settembre cominceremo veramente a guardare i pezzi, a sederci, a riordinare le idee, abbiamo tante idee e bisogna cominciare a lavorarci seriamente. Infatti comunque
se riusciamo ci fermiamo, perché poi ogni mese, diciamo, posticipiamo la data in cui fermarsi, ma poi continuano a uscire date. Chi è arrivato? Mauri. E quindi niente, comunque ci imporremo una chiusura a settembre, ottobre, per poi comunque fermarci e cominciare a scrivere il nuovo album. Un po' di clausura per comporre, diciamo. Sì. Ok, però fino a settembre il vostro bel da fare anche da live. Sì, ma... Alcune, le date più importanti le volete ricordare, quelle imminenti? Per... Guardate sul sito, guardate... non ce le ricordiamo. No, va bene. Allora, il lago, siamo in un castello all'Aquila, poi siamo in Svizzera. E hanno capito tutti tutto, Edo. Adesso non mi ricordo. Okay. No, Montelago ci siamo però. Sì, sì, no, e il giorno dopo in un castello all'Aquila. Il 5 agosto e 6 agosto. Allora, bravo! Io. 6 agosto. Ok. Va bene. Oh, vabbè, guardi sul sito per prima. Dai. Perfetto. Scusate, si intromette il boss di Iron Folks e vorrebbe fare una domanda a Edo sui Lego. Che cosa vuoi che ti dica? Lo so che c'è la collezione di Lego, dai, su. Certo, per forza, bisogna Parla. Tutti averle. Che so che ti dico dei Lego? No, sono so Lego, costruisci i mattoncini e fai le storie. Semplice. Oh, perché Edo in realtà si è fermato a 8 anni, capito? Anche meno. Forse anche meno. Però gli piace suonare anche la batteria. È un bimbo pieno di interessi. Nel tempo libero. Nel tempo libero suona. È un bimbo ludico pieno di interessi. Monto i pezzettini. È bello, eh? No, è bravo. Fa dei bei castelli. Ha fatto un bellissimo castello. Bravo. Allora, adesso ti lascio dare. Avete anche voi qualche altro hobby di cui volete metterci a conoscenza? Io come hobby... No, più che altro no, è un lavoro anche quello. Ah, ok. Ma tra l'altro il bicchiere deve essere... Ho paura di cosa stava per dire. Avete hobby voi? Avete? Io mi vergogno. È l'hobby vergognarsi. Ok. Perfetto. E con questa parentesi sulla vita privata dei Folkestone concludiamo questa intervista e alla prossima. Ciao.